voi conoscete tutti bene questo, è l'aria sulla quarta corda di Bach. È da quasi 40 anni è la sigla di tutti i miei programmi. La cosa cominciò nel 1967 a Bruxelles, quando vidi un concerto degli Swingle Singers, che era un gruppo vocale che cantava musica barocca. Allora comperai il loro disco ed era così bello che lo usai per un programma sullo spazio del 1969 e da allora è diventato il marchio musicale di Quark. Ma questa sera abbiamo una sorpresa per voi, cioè gli Swingle Singers sono qui in studio con noi. Buonasera, grazie di essere venuti. Quindi veramente per noi è sorprendente, è una grande gioia avervi qua, parleremo tra poco. Intanto vi ascoltiamo per la prima volta, siamo felici di sentire in diretta la sigla di Quark dagli Swingle Singers. Prego. Dopo tanti anni avervi qui in studio per me è davvero commovente. Parleremo tra poco con voi, intanto vediamo una breve scheda che Rossella Livigni ha preparato tracciando un po' la storia del vostro gruppo. Vediamo. Questi sono gli Swingle Singers nel 1966 in una esibizione negli studi della RAI. Il gruppo vocale nasce in Francia nel 62 grazie a Ward Swingle, un americano trapiantato a Parigi, ed è costituito da due soprani, due contralti, due tenori e due bassi. Si impone a sorpresa sulla scena musicale con l'interpretazione a cappella di brani classici, soprattutto di Bach. Il primo disco, inciso nel 63, riesce a scalare le classifiche di vendita prima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Gli arrangiamenti di Ward Swingle sono fedeli alla scrittura di Bach. Lo stile vocale degli Swingle si distingue per l'innesto di elementi tipici del canto jazz sulle partiture classiche. Nei primi 35 anni di attività, gli Swingle si esibiscono in 3.000 concerti e incidono oltre 40 dischi. Dalla prima formazione ad oggi l'organico è spesso cambiato. Il successo degli Swingle si è consolidato a livello mondiale e molti compositori hanno scritto e scrivono per loro, come Luciano Berio con la sua sinfonia. Oggi il gruppo, sempre in formazione di otto, affronta un repertorio ampio che comprende brani di jazz, di musica contemporanea, di musica leggera, senza però mai dimenticare il primo amore, Bach, e i brani classici. Quindi questo è un gruppo che non invecchia mai perché ringiovanisce ogni volta. Voi avete una formazione classica come cantanti. Sì, abbiamo tutti una formazione classica come cantanti, però abbiamo studiato stili diversi, opera, jazz, corale, musical. C'è una cosa interessante, che voi rispettate fedelmente la partitura degli autori, non cambiate neanche una nota. È vero, vogliamo rimanere fedeli quanto più possibile all'originale, sia esso jazz o classica, e con la musica classica abbiamo trovato che non è necessario modificare alcuna nota perché ha uno swing inerente, aggiungiamo soltanto percussioni e bassi. E ora sentiremo un altro brano in cui la voce viene usata come uno strumento, un brano di Bach particolarmente difficile perché è molto veloce e facile anche stonare. Quindi lo sentiamo, si chiama Batinerie. Batinerie.